Ciao ragazzi e bentornati. Sto continuando con questa carrellata di quesiti per pubblicare ogni giorno la soluzione di ogni quesito, come mi avete chiesto. Spero che questa cosa vi faccia piacere e se è così vi chiedo di mettermi un mi piace. Per me è davvero importante aiutarvi e magari chissà, all'orale l'insegnante potrebbe chiedervi alcuni passaggi dei quesiti, quindi guardare questi video potrebbe aiutarvi anche in questo senso. Oggi continuiamo con il quesito numero 3, che diceva: considerata la retta R passante per i due punti AB, che vi ho scritto qui, determinare l'equazione cartesiana della superficie sferica di centro C e tangente a R. Se vi ricordate, nel quesito della seconda prova di maturità del 2018 capitava proprio un esercizio di questo tipo, dove dovevamo trovare l'equazione della superficie sferica tangente in un punto a un piano. Qui la situazione è simile perché sappiamo che è tangente a una retta. Graficamente abbiamo questo: abbiamo una sfera di centro C e sappiamo che è tangente a una retta R. La retta R non ce l'abbiamo, ma sappiamo che passa per i due punti AB. Per trovare l'equazione della superficie sferica dobbiamo utilizzare questa formula, dove XC, YC e ZC sono rispettivamente le coordinate x, y, z del centro, che in questo caso ci vengono date. E R, da non confondersi con l'R di questa retta, che cos'è? È il raggio, cioè questo segmento in rosso. Per poter applicare questa formula, in pratica mi basta trovare il raggio, perché le coordinate del centro ce le ho. Come faccio a trovare il raggio? Io so che la superficie sferica è tangente a questa retta. Parola magica, tangente, cosa sappiamo? Che l'intersezione tra la superficie sferica e questa retta mi darà un punto. E se avete già visto la mia playlist sulle circonferenze, anche se qui siamo in 3D mentre le circonferenze sono in 2D, cosa sappiamo? Sappiamo che quando dobbiamo trovare una retta tangente dobbiamo sempre imporre il delta uguale a 0. Quindi dobbiamo fare due cose: il sistema tra l'equazione della superficie e la retta, e poi delta uguale a 0. Allora andiamo a scrivere l'equazione della superficie, quindi andiamo a sostituire i numeri in questa formula e viene così. La retta, come facciamo a trovare la retta passante per A e B? Io conosco i due punti, quindi posso trovare il vettore direzione. Il vettore direzione, chiamiamola B, si trova facendo la differenza tra le coordinate, quindi basta fare B meno A. Quindi 2 meno 1, 1, 3 meno meno 2 vuol dire 3 più 2, 5, meno 1 meno 0, meno 1. Una volta trovato il vettore direzione, l'equazione parametrica di una retta si trova facilmente così. Io la scrivo sempre in questo modo perché me la ricordo meglio. X uguale, Y uguale, Z uguale. Cosa? Come colonna devo mettere la X, Y, Z di un punto, o A o B. Io per esempio scelgo A perché qua c'è 0, quindi so che i calcoli sono più facili quando c'è 0. Più, cosa devo mettere? I coefficienti che ho appena trovato del mio vettore direzione moltiplicati per un parametro, perché appunto questa è l'equazione parametrica. Il parametro di solito è t, quindi scriverò più 1t più 5t meno 1t. Questa è l'equazione parametrica trovata passo a passo della retta R. Ora dobbiamo, abbiamo detto, fare il sistema tra che cosa? Tra questa retta e l'equazione della superficie che ho appena trovato. Qual è il metodo più veloce per poter risolvere questo sistema? Chiaramente al posto di x qua vado a mettere questa quantità, al posto di y metto questa quantità e al posto di z metto questa quantità. Ottengo quindi questa equazione nell'incognita t e anche nell'incognita r. Andiamo a fare i calcoli. Ovviamente non mi soffermo sui passaggi perché queste operazioni do per scontato che le sappiate fare, comunque sia vi faccio vedere tutti i conti e andiamo direttamente al risultato finale. Ottengo questa equazione di secondo grado nell'incognita t. Non dimentichiamoci cosa stavamo facendo. Abbiamo imposto un sistema tra l'equazione della superficie e l'equazione parametrica della retta. Secondo punto, dobbiamo porre il delta uguale a 0, ovvero imporre la condizione di tangenza. Quindi da questa equazione di secondo grado non ci troviamo le soluzioni, ma calcoliamo il delta e lo imponiamo uguale a 0. Precisamente mi rendo conto che B è pari 54, quindi invece di delta uso il delta quarti, perché i calcoli sono più semplici. 54 diviso 2 è 27, elevato alla seconda fa 729, meno AC.
Andiamo a fare i calcoli. 27 per 65, 1755. Meno per meno più 27r alla seconda. Sommiamo i termini noti e portiamoli al secondo membro. Divido tutto per 27 e viene r alla seconda uguale a 38. Il mio obiettivo era trovare proprio r alla seconda, perché era l'unico pezzo che mi mancava per l'equazione della superficie sferica. Ora che l'ho trovato, lo andiamo a sostituire nella formula. Questa è l'equazione della superficie. Facciamo i calcoli, sono tre semplici quadrati di binomio. Ricopio prima i termini di grado 2, a seguire ricopio i termini di grado 1, infine sommo i termini noti. Trovo così l'equazione della superficie sferica. Questo quesito era abbastanza semplice, anche come calcoli, se ci fate caso, una volta impostato il sistema, non erano proprio difficili. Bastava ricordarsi di imporre la condizione di tangenza. Avevate fatto questo nel compito dell'altro giorno? Fatemi sapere e scrivetemelo nei commenti. A me, se fosse capitato, quando all'epoca, secoli fa, feci l'esame di maturità, sicuramente lo avrei fatto. Per oggi ragazzi è tutto, ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile, mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno. Ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco, tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi se avete apprezzato, sapete cosa fare. Mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima. Ah, stavo dimenticando la frase di chiusura. Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima.